Oggi Uccellini Segnaposto. Ciao a tutti e benvenuti da Umbretta su Arte per te, video dedicato alla Pasqua, video veloce veloce dell'ultimo minuto per fare dei segnaposto stupendi. Vi farò vedere come in un'unica giornata potrete fare dei segnaposto con una pasta modellabile, asciugarla in fretta, dipingerla e voilà, il gioco è fatto. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il passerotto segnaposto come si fa. Ed ecco l'occorrente per fare i nostri passerotti in pasta modellabile. Questo è l'occorrente essenziale, quindi una pasta modellabile, taglia balza o forbici, acqua, e io userò per modellare una, per lisciare, una spugnetta tipo da fondotinta, quelle spugnette in silicone che si trovano un po' ovunque ormai. Inoltre ci occorrerà dello smalto per unghie, o se volete farli che vi durino per sempre potete usare la resina epossidica, e della carta abrasiva. Io ho qua una 400. Poi per dipingerli potete usare tempera, acrilici, resina, tutto quello che volete. Iniziamo subito. Con un panetto di pasta modellabile comincio a manipolarlo. Non abbiamo troppo tempo perché la pasta modellabile asciuga abbastanza in fretta. Mi sono premunita di avere un fondo plastico che mi permettesse di manipolare la mia pasta e creo una sorta di mega goccia, così. Alla mega goccia tiro fuori una protuberanza a forma di pallina, così, che vada dritta dalla parte della schiena mentre si inarchi leggermente verso l'alto dalla parte inferiore, così. E poi piano piano tiro fuori il beccuccio, forse sono più passerotti che colombine. Voilà, bagno il dito e piano piano modello. Ora, per togliere tutte le pieghe, o usate le mani oppure usate gli strumenti atti alla lavorazione delle paste modellabili, le mirette, che io non ho a portata di mano, quindi userò le mani. Massaggio in maniera tale che venga fuori la posa che desidero, quindi liscio bene il dorso dei miei passerotti. Non importa se la pasta modellabile si sporca, come in questo caso, perché, come vi dicevo, con la spugnetta liscio perfettamente. Vedete, questa spugnetta è perfetta per lisciare. Vedete come sta venendo carino il corpo? Con un po' d'acqua modelliamo ben bene in maniera elegante il beccuccio e, sporcandoci le mani d'acqua, modelliamo la testolina. Capo e coda devono essere ben definite. Con la miretta segno l'andamento dell'ala e l'ammorbidisco col dito fatto d'acqua. Unica cosa da fare in questo momento è il taglio sulla coda per inserire il nome del commensale. Qui va inserito il cartoncino. E voilà, lascio asciugare.
uccellini saranno asciutti, non ci rimarrà altro da fare che carteggiarli. Guardate com'è grezzo, dobbiamo farlo diventare così liscio liscio. Niente di più semplice. Prendiamo della carta abrasiva, io userò direttamente una 400, mi raccomando, quando fate questo lavoro indossate sempre la mascherina e non respirate la polvere, ed in questo momento potete decidere se levigarli così come sto facendo io in maniera liscia oppure volerli levigare in maniera sfaccettata, quindi sempre lisci ma con dei tagli più sfaccettati per dare un aspetto, un design più moderno. Quando sarete soddisfatti del vostro carteggiare, prendete una spugnetta bagnasciuga e passatela sul vostro soggetto, così velocemente, in modo da togliere tutti i residui di polvere. Adesso passiamo alla parte della pittura. Qui ognuno di voi può dipingerli del colore che crede. Io li lascerò di questo bianco così porcellana, ripassandoli con uno smalto, con un vecchio smalto bianco traslucido. Voi date il colore che preferite, quindi una o due mani lo deciderò man mano che dipingerò il pezzo, anche perché tutte le macchie che ha sotto nel mio caso rimarranno evidenti, anche le macchie da carteggiatura. Ripeto, se volete mantenerli più stabili potete farli anche potete immergerli nella resina e verranno appunto stabili per sempre. A me piace proprio che queste imperfezioni così un po' si vedano, per questo lo sto facendo con lo smalto per unghie e lo dipingo tutto, anche perché così facendo si asciugherà in un attimo e sarà subito pronto. Lascio asciugare e solo dopo decido se passare un'altra mano oppure se fermarmi alla prima. Nel frattempo pitturo gli altri. È già molto carino così, però voglio accentuare la lucentezza, quindi do una seconda mano di smalto. Bene, adesso lasciamolo asciugare e poi li rivediamo tutti asciutti e belli e finiti nelle foto per augurare buona Pasqua. Allora, do la seconda mano a questi, carteggio gli ultimi tre e ci rivediamo subito dopo con le foto dei pezzi finiti. Ciao! Colorateli secondo il vostro tovagliato e adornate la vostra tavola di primavera, perché per tutta la primavera, ma rossi sono bellissimi anche per il Natale con i colori del verdone, del rosso, diciamo che non hanno una stagionalità, sono belli sempre gli uccellini, e quindi spargeteli sulle vostre tavole e fate tanti segnaposto fatti a mano. Se questo video vi è piaciuto regalatemi un pollice in su e una condivisione, venitemi a trovare su tutti i miei social, vi aspetto su Instagram
Instagram tutte le mattine con la diretta di Ombretta, in cui scegliete voi il mio make up. Anche questo l'avete scelto voi stamattina. Dopodiché vi aspetto anche su Facebook, dove c'è il corso di disegno, l'orgoglio di Arte per Te e tanto altro. Ma vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle e beauty, e Due Cuori Una K, che è il mio canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Quindi vi aspetto in un mare di social, vi aspetto tutti numerosi. Ma noi ci vediamo sempre qui per il prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!